Bene, con noi oggi all'apertura della kermesse della Mille Miglia targata Fonditalia anche Alberto Gozzi, direttore generale di Assortigiani. Benvenuto con noi. Bene, io non posso che ringraziare per questo evento molto riuscito. D'altronde c'è una tradizione tale per cui è un successo annunciato. Vedo la vostra sponsorizzazione eccezionale e dal nostro punto di vista ci occupiamo di microimpresa, di artigianato, di arte del fatto a mano, eccetera. È molto interessante vedere queste auto, queste lavorazioni che sono dei pezzi d'arte ancora perfettamente in pista e quindi noi fra l'altro abbiamo una modernità che è l'autosostituzione, Chiaro. quindi la meccatronica, i sistemi digitali, le diagnostiche e quant'altro. E poi abbiamo anche molti dei nostri che sono dei autoriparatori ancora artigianali, artistici, Che possono e mettere le mani su questi gioielli? molti di loro hanno, alcuni di loro, i più bravi, hanno questo tipo di Ecco, Alberto, intervento. proprio su questo ti dico, noi rischiamo in Italia di perdere delle professionalità, delle competenze artigianali. Quanto è importante per te il ruolo della formazione, per esempio quello che fa Fonditalia, no? Investendo in formazione per permettere alle aziende di rimanere ad essere competitive e creare anche competenze nei lavoratori che possono poi dare un patrimonio aggiuntivo all'azienda, sia per quel per cui lavorano, ma anche un domani per altre Sì, aziende. è fondamentale, noi lo registriamo continuamente, abbiamo una serie di professionalità, diciamo, senior che ormai per limiti di età e per quant'altro avrebbero intenzione di cedere questo patrimonio di valori, questo saper fare artistico, questo saper fare molto specializzato e trovano difficoltà nel ricambio generazionale, trovano difficoltà magari anche proprio all'interno della loro famiglia o trovano difficoltà nel trovare personale che voglia subentrare, ereditare questi patrimoni. Quindi una formazione mirata, una formazione specifica. Noi abbiamo anche costruito alcune scuole nazionali proprio da questo punto di vista, per creare anche quella vis imprenditoriale, quelle start-up imprenditoriali che anziché partire da zero giustamente su altri settori si possono cimentare su questo. Quindi un plauso a quello che fate, un plauso ai traguardi che avete raggiunto come Fonditalia e anche come Assoartigiani ci terremo molto vicino a questo vostro ente e a questa vostra Bene, tematica. non possiamo che augurare al nostro direttore di Assortigiani di salire a bordo con noi e arrivederci a presto. Molto Grazie volentieri, Alberto. molto volentieri. Farò una sgommata e quindi poi mi farete avere il risarcimento del danno. Grazie, Grazie a voi per grazie, l'invito. grazie. Saluti.